mi diverte moltissimo. Incredibile, ma vero. Raga, mi sono cagato addosso. Perché è troppo buio. Non si capisce niente. A parte questo trip assurdo. Le cuffie cadono. Mind test. Mine test. E già dallo screen potete capire con che cosa abbiamo a che fare. Versione 0.4.16. Giusto per dirne un. Play online, addirittura. Mod, crediti. Ma voglio vedere chi cavolo l'ha fatto. Paramat, Parmalat, modalità creativa, abilità. Comunque, salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra replica di un videogioco famoso, Minecraft. Questo invece è Mindtest Game. Lo testeremo con le testate. Attenzione a non spaccarci gli occhiali, perché sennò non vedo un cavolo. Vabbè, vedo qualcosa, però vedrò sfocato manco fossi a Milano con la nebbia. Questa sarebbe la versione povera per chi non riesce a trovare, insomma, la versione di Minecraft. Ho capito, è furbo. Giochiamo. Creazione del server. Mo. Sembra manco fosse il caricamento di Super Mario. Ma nemmeno. Raga, non si può correre. Raga, mi sono cagato addosso. Si è avviato all'improvviso l'audio di gioco. Madonna, mai l'avrei pensato. Ah, così sarebbe il rendering. C'è sta roba. Con i c'è il menu. Non c'è il libretto delle istruzioni. Ovviamente sono gli stessi nomi. Non so in che versione sarebbe. Ok, mi sono fatto un male cane. Part of the mod sta diventando notte, suppongo. E non è una delle cose migliori. Certo, un'altra cosa che vorrei vedere sarebbero proprio i mob. Ma se per il momento riuscissimo a evitarli quelli. Madonna che non riesco a salire. Non si vede niente, vi giuro. Vabbè, anche voi non starete vedendo niente. Non so nemmeno dove sto andando. Scusate tanto. A rigor di logica. Così. Ecco qua, il piccone. Ok, fornace alla mano. Perché non vedo niente comunque. Vi garantisco che non vedo niente. Ma sto andando da qualche parte oppure no? Ok, la mappa. Con la freccina che ci indica il nord. Il problema è che io non so dove sto andando, perché è troppo buio. È il problema maggiore, che non so nemmeno se si riesce ad alzare la luminosità. Io ho provato a farlo, ma non si riesce a fare. Raga, fin quando è buio non si può fare nulla. Siamo nella savana e non l'avrei mai detto. Che brutte foglie. Inoltre qui non serve il sick touch. Siamo in un burrone e la cosa mi diverte moltissimo. Andiamo a sto punto il legno. Così almeno possiamo farci un bel piccone. Al massimo saliamo in questo modo. Magari prima che cali la notte. Forse dovrei fare anche la spada, ma non lo so. Per il momento proviamo a salire. Perlomeno. Mi ricordo ai tempi quando giocavo a Minecraft. Il carbone. Sto perdendo un sacco di tempo solo a scala sta montagna. Altri posti non ne conoscevo. 3 ore solo per salire qui sopra. Incredibile ma vero. Anche se io sono proprio scemo, perché potrei farmi il piccone di pietra, che durerebbe di più. Ma vabbè, io me la voglio far complicata quella storia. Non so quanto tempo ci ho. Allora, ne approfittiamo. Piccone di pietra. Ah, bene. La neve. Questo mi rallegra, che almeno so che sono quasi in cima. Io sono quasi curioso di sapere che tipo di mob ci sono, come saranno sti mob. E invece sto perdendo tempo in questo modo, perché giustamente lui mi ha buttato in un burrone. Non ho potuto fare altro. Sì. No! Si sta facendo buio. Dove sono? Non lo so. Ed è di nuovo buio. Io non vedo niente. Mettiamole tutte. Facciamo così. Si vede veramente una schifezza. E come faccio a orientarmi? Comunque, l'unico modo per riuscire a capire dove state andando sarebbe utilizzare la mappa. Mi sono già rotto abbastanza le scatole. Mamma mia, cioè, sembra
un percorso verso la morte, che lo è in realtà, perché non si capisce niente. Anche a Minecraft, quando diventava notte, lo si faceva più scuro. Ma non così scuro, scusate tanto. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Il gioco spero che non... Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Giusto una curiosità, la modalità creativa, come sarebbe? Questo non ho capito cosa diavolo sia. Proviamo a dormire. Quella cosa è una torta, è un cono gelato. Sto mettendo dei letti più glitchati che abbia mai visto.